Ben ritrovati oggi con il nostro speciale riservato al giorno della memoria su Pavia 1 TV e Lombardia Live 24. Oggi abbiamo ospite Marco Savini, che è presidente di ANED Pavia. Ben trovato con noi anzitutto e grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi e un saluto a tutti i telespettatori. Allora, poi facciamo vedere ovviamente anche la pagina Facebook, il vostro canale YouTube e tutti i contributi filmati. Dobbiamo spiegare, insomma, fare anche un po' di storia. Per iniziare, da quanto tempo appunto esiste ANED Pavia? Lei è presidente, ci può raccontare un po' anche in breve tutto l'excursus, no? Perché il giorno della memoria è importante, ma è importante soprattutto portare avanti la vostra missione tutto l'anno. Sì, infatti noi cerchiamo di lavorare e proponiamo alle scuole degli interventi tutto l'anno. Tutto l'anno dovrebbe essere il giorno della memoria. Tra l'altro è stato scelto giustamente ed è simbolico il giorno della liberazione di Auschwitz, ma sappiamo che molti campi sono rimasti aperti. Addirittura dalla provincia di Pavia sono partiti ancora dei deportati nel febbraio del 45, quando era già liberato Auschwitz. E l'ultimo campo a essere liberato è stato Mauthausen il 5 maggio del 45, più di 3 mesi dopo la liberazione di Auschwitz, per cui col 27 gennaio non è finito assolutamente, non è finita la tragedia dei campi. Ha fatto bene a ricordarlo, esatto, perché tutti appunto tendono a puntare su questa data e dicendo poi tutto questo orrore è finito, assolutamente no. E a questo purtroppo no, ma anche per gli stessi deportati di Auschwitz, che appunto sono stati poi evacuati, l'ultimo appello che c'è stato ad Auschwitz è stato il 17 gennaio del 45, dopodiché sono stati evacuati alcuni a piedi con queste marce che sono state chiamate giustamente marce della morte, perché chi non riusciva a stare dietro al gruppo veniva fucilato e abbandonato lungo la strada. Altri invece con dei treni, ma molte volte con vagoni scoperti, e infatti anche i due deportati, poi ne parleremo magari, a cui dedicheremo le pietre domani mattina all'omello, sono stati evacuati appunto da Auschwitz nel gennaio del 45. Io volevo per iniziare far vedere questa immagine, sì, perché direi che è eloquente. Testo e disegno di Vittore Bocchetta, poi ne vedremo anche altri. C'è questa immagine, questa caricatura del deportato al lager di Flossenbürg. Da lontano ho sentito di nuovo i tuoni del cannone, mi è tornato un conosciuto odore di morti innocenti. E allora più che mai in questo mondo ancora sanguinante, io devo invocare la sacra misericordia di Teresio Livelli, e si riaccende la nostra memoria di fame, di fango e di sangue, e ci invade lo sconforto e la disperazione per quei potenti della terra che non vogliono tener conto della nostra esperienza. Per questo io tengo con Teresio a supplicarvi di ricordare. È un po' quello che vogliamo fare noi oggi, ricordare, ma ricordare non solo in questa giornata, no? Esatto, ecco, se posso spendere due parole su Vittore Bocchetta. Ecco, questa frase l'aveva pronunciata in un convegno che era stato dedicato al Collegio Ghislieri nel 2001 su Teresio Livelli, che era stato il suo compagno di deportazione a Flossenbürg e anche nel sottocampo di Erzbruck. Vittore Bocchetta, che tra l'altro è morto 2 anni fa, più di 100 anni, era del 17, scusate, del 18, era nato appena dopo la fine della guerra, ecco perché l'avevano chiamato Vittore, e era anche un artista, un disegnatore. Infatti qui è un autoritratto, c'è il suo numero di matricola scritto sulla tutta zebrata, ed è interessante, 631, anche, sì. È interessante vedere la strasse, cioè questa riga che veniva fatta quando venivano tagliati i capelli, che non erano tagliati completamente a zero, salvo questa striscia che permetteva di riconoscere qualsiasi fuggitivo, anche se riusciva a trovare degli abiti civili. Allora io le faccio vedere anche Dimenticare di Maria Montuoro, che vediamo qui e poi tanto scorreranno. Ecco, Maria Montuoro è anche lei un personaggio molto interessante. Tra l'altro non so se si sa che pur essendo nata a Palermo e abitando, avendo la residenza a Milano, era sfollata a Belgioioso ed è stata arrestata proprio a Belgioioso, ed è una delle grandi figure della deportazione femminile
italiana, tant'è vero che era stata intervistata nel 65 dalla RAI per appunto testimoniare il ventennale della liberazione dei campi. Anche quello ha fatto è bene, infatti, a sottolineare questo legame appunto con la nostra terra. E lei appunto scrive: se perdono, e il perdono è una parola che tante volte poi suscita in noi un profondo smarrimento di fronte a queste immagini, perché è difficile perdonare di fronte alle immagini che poi mostreremo, che sicuramente tante volte avete visto da quei campi di sterminio. Se perdono vuol dire non desiderare neppure per un attimo che i vostri crimini ricadano su figli innocenti. In questo senso noi perdoniamo. Se perdono vuol dire non ammettere neppure che dobbiate soffrire lungamente l'agonia, sinché la morte divenga liberazione. In questo senso noi perdoniamo. Se perdono vuol dire sperare che anche per voi sorga il giorno, perché nella rinnovata matrice in voi rinasca il fratello ucciso. In questo senso noi perdoniamo. Ma se perdono vuol dire disperdere la memoria, come al vento la cenere dei morti, chiudere occhi, orecchi, impedire al cervello di pensare, mentre voi sognate altri massacri, altri bagni di sangue e altri roghi. Ebbene, cercate altrove i vostri complici e i vostri servi. Finché avremo un respiro, un atomo di forza, un lampo di pensiero, li useremo contro di voi finché quel ventre non sarà insterilito. Dopo, soltanto dopo, potremo dimenticare. Ed ecco qui, anche qui, una figura con acquerello di Maria, che abbiamo ricordato adesso. Sì, ed è ecco, legato appunto, questo disegno è molto interessante, perché fa parte di un gruppo di disegni, non tantissimi perché le condizioni erano quelle che erano, fatte all'interno di un campo, il campo di transito di Fossoli, quello da cui è partito anche Primo Levi per Auschwitz, e qui c'era il capocampo Armando Maltagliati, che aveva ottenuto il permesso di ritrarre alcuni dei deportati presenti, ecco per esempio Maria Montuoro, ma anche Elio Teresio Sozzi. E infatti poi il 28 venerdì deporremo la pietra per lui, e verrà esposta nel comune di Robbio Mellina anche la mostra che riporta questi disegni. Oh, allora io a questo proposito, visto che lei mi ha dato un ottimo assist, vado subito a far vedere quello che è l'articolo poi del quotidiano locale La Provincia Pavese, che appunto aveva trattato e che tratta ancora queste inaugurazioni delle pietre d'inciampo, che sono per sé resistenti pavesi. Ogni anno, no, vengono inaugurate delle pietre d'inciampo per ricordare chi ha dato molto e purtroppo non c'è più. In questo caso vedete le cerimonie a Robbio, Sartirana e Lomello, mentre mi conferma lei che a Montù e a Langosco sono rinviate, sì, in primavera per l'emergenza Covid, giusto? Esatto, però appunto ha una sua logica, perché i deportati di Montù, Pietro Crescimbini, e di Langosco, Luigi Langosco, sono stati deportati a Crescimbini, per fortuna è sopravvissuto, a Mauthausen, che come dicevamo prima è stato liberato a maggio, per cui ha anche un senso, però è chiaro che la motivazione principale è stata l'emergenza Covid. Ecco qui appunto scrive il collega Roberto Lodigiani: erano militari sbandati dopo l'armistizio, combattenti partigiani, antifascisti, tutti accomunati dall'etichetta di nemici del Reich, quindi condannati alla stessa terribile sorte, secondo la folle logica nazista, la deportazione nel lager e nei campi di lavoro e di sterminio. Questo succede ovviamente per questi sei resistenti pavesi in questo giorno della memoria 2022, questa posa delle pietre d'inciampo, cioè questi piccoli blocchi di pietra posti davanti o alla porta della casa del deportato, in un luogo simbolo come può essere la piazza del comune, perché il comune è un po' il luogo simbolo, no, di ogni paese. In Europa ne sono già state collocate più di 70.000, in provincia di Pavia, sì, 40. 40, sì, è bello, no, ricordare, sono tante, sì. Io non sapevo, non immaginavo sinceramente che ce ne fossero già 40 in provincia di Pavia, però è anche un modo proprio per non dimenticare. Sì, sì, no, appunto dal 2018, quando abbiamo iniziato, appunto siamo arrivati con quelle di quest'anno a 40. Tra l'altro in queste 40 ce ne sono 9 di ebrei, e tutte le altre invece sono di deportati politici, oppure ecco di militari come appunto Aldo Conte,
a cui dedichiamo la pietra d'inciampo a Sartirana, che era un IMI, cioè un internato militare italiano, che però era stato trasferito al campo SS di Dora per la costruzione del campo e l'ampliamento delle gallerie sotto le quali veniva costruita la V1 e la V2, i missili, quelli terribili che hanno colpito anche Londra e dovevano essere l'arma risolutiva dei tedeschi. Ecco, dedichiamo anche un pensiero anche agli altri. Luigi Langosco, per esempio, colonnello in Ecco, Luigi pensione. Langosco era uno dei più anziani, più vecchio di lui, tra i deputati pavesi c'era solo Egisto Cagnoni, a cui abbiamo dedicato una pietra nel 19 a Broni. Ecco, Luigi Langosco era un anziano, con lo stesso nome del paese dove era nato, e purtroppo gli anziani che finivano non solo ad Auschwitz, ma anche in altri campi, come per esempio a Mauthausen, poi risultavano inabili al lavoro e allora venivano eliminati. E proprio Langosco è stato eliminato al castello di Artheim, dove c'era la cosiddetta soluzione per gli inabili. In pratica era una specie di eutanasia, veniva eliminato chi non era più in grado di lavorare. E Non non servivi solo più e lui, venivi ma anche altri. eliminato. Sì. È Anche altri dalla terribile. provincia di Pavia come Bergamaschi sono stati eliminati a Artheim, questo bellissimo castello che però è diventato sede di queste Beh, certo. Passiamo ad tragiche Elio sorti. Teresio Sozzi, l'omellino nato a Robbio. Sì, ecco, molto interessante anche la sua storia perché lui era nato a Robbio ma lavorava all'Alfa Romeo per cui si era trasferito a Milano e aveva partecipato a questo grandissimo sciopero, tra l'altro erano proibite assolutamente dal fascismo e tanto più durante la guerra. Questo grandissimo sciopero che aveva interessato il nord Italia, il triangolo industriale del marzo del 44. Era stato catturato, alcuni di questi furono mandati a San Vittore, poi è chiaro che l'affollamento era troppo eccessivo, alcuni sono stati mandati in una caserma a Bergamo e poi sono stati rimandati a Milano e sono partiti dal binario 21 per Mauthausen. Ecco, tutti gli scioperanti sono andati a Mauthausen. Invece alcuni sono stati mandati in questo campo di transito di Fossoli, ecco perché lui è stato ritratto da Maltagliati in questo campo di transito. E poi anche lui è stato deportato a Mauthausen e ce l'aveva quasi fatto, infatti è morto a fine aprile del 45, però non è tornato. Passiamo a Pietro Crescimbini e andiamo a Montubeccaria. Lì è nato l'8 settembre del 1917. Crescimbini è proprio l'esempio di un partigiano, ce ne sono tantissimi tra i deputati pavesi, che sono stati rastrellati per le loro attività, non per la nascita come per gli ebrei, ma proprio perché si opponevano in armi al fascismo. E lui faceva parte della Barni, per cui della divisione matteottina, ed era stato catturato e appunto anche lui è finito a Mauthausen, la maggior parte dei pavesi è finita a Mauthausen e per fortuna invece è riuscito a tornare, per cui è sopravvissuto. E poi Giuseppe Lo, nato a Milano il 26 giugno 1926, è morto nel campo di Dachau. Ecco, il caso di Giuseppe Löwe è emblematico perché lui era un cattolico, però figlio di padre ebreo, per cui un Mischling, come li chiamavano i tedeschi, per cui la categoria peggiore, cioè quelli che avevano il sangue misto, non erano puri né ebrei né cristiani. Oltretutto lui aveva lasciato Milano, era sfollato a Villa Biscorsi, però aveva fondato, dopo aver aiutato gli ex prigionieri alleati di quel campo, c'era un campo di detenzione dei prigionieri alleati a Villa Biscorsi, aveva fondato la compagnia Grief, che era una compagnia, una brigata partigiana.
Tra l'altro, assieme all'altro deportato di Lomello, di cui magari parliamo dopo, Giuseppe Zaltieri. C'è qua, E sì, qui sotto. appunto, viene catturato. Tra l'altro sul ponte della Gogna, mentre va verso appunto la Cascina Boragno dove abitava Zaltieri, viene mandato poi via torturato. Ci sono testimonianze che parlano del suo viso stravolto dalle torture, eccetera. E poi ecco mandato, una volta che scoprono che se l'hanno catturato come partigiano, che scoprono che ha questo cognome ebreo, viene mandato da Auschwitz. E riesce a superare la selezione. Sapete che ad Auschwitz c'era la selezione, chi era ritenuto inabile o esuberante rispetto alle richieste di manodopera veniva mandato subito alle camere a gas. Invece chi superava la selezione veniva immatricolato col tatuaggio sul braccio e entrava nelle baracche e cominciava a lavorare. Ecco, lui riesce a superare la selezione e poi però nel gennaio viene evacuato come tutti gli altri, salvo quel migliaio che erano nell'infermeria come primo Levi. E appunto devono affrontare l'evacuazione. Ecco, l'evacuazione, anche qui è un aspetto che forse è poco noto della deportazione, uno dei momenti peggiori, dove ci sono stati forse più morti che addirittura all'interno dei campi, perché avveniva in condizioni tremende. Abbiamo già parlato di quelli che venivano evacuati a piedi e se non riuscivano per la gli stenti, le malattie a seguire il gruppo venivano eliminati e abbandonati ai bordi delle strade. Ma anche quelli che da Auschwitz sono stati trasportati in altri campi, sono stati trasportati con dei vagoni scoperti. Per cui immaginate nell'inverno tra il 44 e il 45, uno dei più gelidi del secolo scorso, le condizioni quali potevano essere. Tra l'altro il treno di Löwe arriva a Gross-Rosen, un altro campo nel nord della Germania, e viene rifiutato perché le condizioni dei campi nel 1945 cominciavano a essere caotiche, e allora viene mandato ad Dachau. Ci mette 10 giorni per passare da Auschwitz ad Dachau e appunto arriva il 28 gennaio del 1945, cioè un giorno dopo la liberazione da parte delle truppe russe di Auschwitz. Immaginiamo cosa avrebbe potuto fare e magari salvarsi Löw se fosse rimasto ad Auschwitz, e lui scampa ancora un mese anche per le conseguenze probabilmente di questi strapazzi dell'evacuazione. Dell'evacuazione, certo. Abbiamo detto Tra appunto l'altro di. di Löw devo aggiungere, scusi, ancora questa cosa, il comune di Lomello ha pubblicato un libretto in cui si ricostruisce la sua storia, ci sono anche dei documenti, le foto, eccetera, e anche la serie di lettere bellissime. Lui era giovanissimo, era un ragazzo di 19 anni, che manda alla mamma, dove dice tra l'altro che lui non si fa abbattere, che lui ha molto coraggio, che questa avventura gli permetterà di vedere il mondo, eccetera. È chiaro che vuole rassicurare la madre, però ecco, ci sono espressioni bellissime e appunto sono le sue lettere che comunque, se qualcuno volesse leggere, può trovare nel nostro portale, come ho detto, deportatipavesi.it. E adesso andremo a vedere poi nel dettaglio. Chiudiamo appunto con Zaltieri, Giuseppe Zaltieri, che era un salariato agricolo residente alla cascina Boragno di Lomello. Ecco, lui come Löw faceva parte della compagnia Grief, questa brigata partigiana di pianura. Tra l'altro, immaginiamo le difficoltà di fare il partigiano in pianura, con poche possibilità di nascondersi e di agire. E questa compagnia si occupava soprattutto, anzi principalmente, di fornire un aiuto agli ex prigionieri alleati che erano stati detenuti nei campi anche qui in provincia di Pavia e che con l'armistizio l'8 settembre erano fuggiti. Però appunto bisognava nasconderli, bisognava alimentarli e bisognava portarli poi al sicuro. Per cui ecco, si organizzavano e c'era proprio un'organizzazione del CLN nazionale che operava da Milano con tante diramazioni per portarli in Svizzera.
per cui ecco, era un'organizzazione molto capillare che ha salvato moltissime persone. Di Zaltieri abbiamo anche una lettera che anche qui potete vedere sul nostro portale, di ringraziamento di quattro ufficiali inglesi che ringraziano la sua opera. Ecco, Zaltieri, appunto, anche se è un politico, viene arrestato e portato a Mauthausen, ma la cosa che forse è poco nota, con 1120 altri politici di varie nazionalità, viene portata agli inizi di dicembre del 44, quando ormai Auschwitz è in smobilitazione, proprio a questo campo, probabilmente perché appunto avevano bisogno di far funzionare le fabbriche fino alla fine per lo sforzo bellico. Ecco, ricordiamo che molti campi avevano i sottocampi addirittura nelle fabbriche. I deportati erano degli schiavi in pratica, dovevano contribuire al lavoro, alla produzione, eccetera, anche perché la maggior parte dei maschi tedeschi erano al fronte, per cui ecco, c'era Certo. questo grandissimo fabbisogno di manodopera. Ecco, Zaltieri finisce anche lui, non so se si sono incontrati di nuovo ad Auschwitz, e anche lui poi nel gennaio del 45 viene evacuato e lui viene portato a Buchenwald e riesce a sopravvivere, e poi purtroppo deve subire una seconda marcia di evacuazione alla fine della guerra. Infatti muore nel maggio del 45, per cui una vita tragica. Ha cercato fino alla fine di resistere per tornare dalla moglie e dai quattro figli, ma non ce l'ha fatta proprio alla fine. Mentre sta parlando, io sto facendo scorrere comunque tutte le immagini, le foto che trovate sul sito deportatipavesi.it, Ecco, quindi la sarebbe foto un po' l'occasione. più colorata è quella di Giuseppe Loewi. Questa? Questa, sì, esatto. Ah, questa che abbiamo fermato adesso, la prima sulla sinistra, quindi. Sì, ecco. Eccola qui. Comunque, ecco, se andate poi qui, cliccate deportati e andate a vedere tutte le schede. Ce ne sono davvero tante, no? Perché Ecco, avete noi fatto un abbiamo grande messo anche lavoro un di simbolo. documentazione. Eh sì, un lavoro di anni che tra l'altro appunto è iniziato, lei prima mi chiedeva la storia dell'anno provinciale, è iniziato con il grandissimo lavoro sia di documentazione sia di aiuto ai familiari e agli ex deportati di Ferruccio Belli, che è stato il primo presidente dell'ANED provinciale. Ecco, io l'ho proprio visto, eccolo qua. Facciamo vedere anche la foto allora di Ferruccio Belli e comunque tutte le immagini, Sì, noi tutti i siamo documenti li grati a potete lui, aprire. è lui che ci ha coinvolti nell'associazione e ci ha fornito tutta la documentazione, e in pratica abbiamo lavorato sul suo archivio, e appunto è stato molto importante il suo ruolo, tra l'altro soprattutto nelle scuole. Ecco, lui aveva un'attività Me lo intensissima ricordo nelle perché scuole. lo intervistai proprio quando era presidente, appunto lui, e ci ha raccontato proprio, aveva questo rapporto speciale, no, con gli studenti, e infatti l'avevamo seguito anche in una scuola pavese proprio allora. E qui c'è proprio il racconto di chi siete voi, un'associazione che... La sezione di Pavia è nata per opera soprattutto di ex deportati e che oggi vive di tutta questa documentazione che poi è confluita nel fondo ANED presso Sì, l'Istituto per la ecco. Storia della Resistenza dell'Età Contemporanea, che si trova in Piazza del Lino 2 a Pavia. E dicevamo, è anche un modo per far conoscere alle nuove generazioni ciò che è stato. E a questo proposito io volevo anche adesso farle vedere, a proposito di nuove generazioni, non so se hai sentito di un ragazzino Se che... purtroppo sono rimasto allibito, è incredibile ancora nel XXI secolo sentire queste cose. Poi dopo tanti giorni della memoria, dopo 21 giorni Io vi della faccio memoria che vedere abbiamo la notizia passato. presa dall'ANSA, dalla maggiore agenzia nazionale di stampa.
aggredito a 12 anni perché è ebreo. Il padre ha presentato denuncia, calci e pugni da due ragazze di 15 anni a Campiglia Marittima, Livorno. È stata presentata ovviamente la denuncia ai carabinieri per ingiurie e lesioni da parte del padre di questo 12enne, che sarebbe stato aggredito e insultato da due ragazze di 15 anni in un parco di Campiglia Marittima, Livorno, perché è di origine ebraica. Fra l'altro poi apostrofato con delle frasi antisemite bruttissime, del tipo devi bruciare nei forni. E questa immagine appunto dei forni ci fa rabbrividire solo a raccontarla, no? Sì, sì, infatti, no, è incredibile appunto, davvero il nostro lavoro anche per valorizzare la memoria, per non so, mobilitare le coscienze, eccetera, a volte è un po' un'arma spuntata. Speriamo che siano delle minoranze estreme queste, perché ci sono stati anche dei viaggi della memoria con gli studenti che sono andati nei campi, eccetera, e i risultati sembravano anche molto positivi, però è chiaro, c'è sempre qualcuno che magari per provocazione o peggio, proprio per razzismo e antisemitismo, ecco, scende a questi livelli, ecco. Adesso è davvero invece frustrante davvero. Ecco, allora io adesso per far da contraltare voglio invece mostrare una bella immagine di questo ragazzino che ha chiesto scusa pubblicamente a Liliana Segre, senatrice a vita, e che purtroppo abbiamo conosciuto proprio in questi ambiti del ricordo della Shoah, dal binario 21 della stazione centrale. E sentite qui, faccio sentire solo il primo pezzettino di questo ragazzino che ha soli 11 anni, ma ha una grande adultità, un grande senso di responsabilità. Sentitelo. Ciao a tutti, e prima di iniziare questo racconto vorrei presentarmi. Io sono Christian, ho 11 anni e sono un ragazzo di Foggia. Oggi ci troviamo qui alla Casa Rossa, un ex campo di concentramento nei pressi di Alberobello. Oggi vi voglio raccontare una storia realmente accaduta, una di quelle storie che gli entrerà nel cuore, come è entrata nel mio, e che spero e credo porterete sempre con voi, anche se non l'avete mai vissuta. Correva l'anno 1939 e quel maledetto primo settembre rimarrà impresso nella memoria di tutti coloro che l'hanno vissuto. Era l'inizio di una guerra, la Seconda Guerra Mondiale. Io oggi però non vi parlerò degli schieramenti politici, della lotta al potere o delle battaglie intraprese. Io vi parlerò dell'odio, del male, della discriminazione vissute dagli occhi di una bambina che all'epoca aveva all'incirca la mia età, Liliana Segre, oggi senatrice a vita. Il mese di gennaio 1944 segnò la vita di 605 persone che furono deportate dal binario 21 di Milano, un binario dal quale si partiva e non si faceva più ritorno. Liliana e suo padre erano lì, stanchi e increduli. Furono caricati su un vagone diretto da Auschwitz-Birkenau, uno dei più feroci campi di concentramento in tutta la Polonia. Viaggiarono giorno e notte, senza sosta, senza acqua e senza cibo, stretti l'uno all'altro per non patire il freddo gelido dell'inverno. Quando arrivarono a quello che sarebbe diventato il loro inferno, Liliana non credeva ai suoi occhi. Si stupiva come uomini in carne e ossa come lei potessero odiare così tanto. Non sapeva neanche quello sarebbe stato l'ultimo giorno in cui avrebbe visto il suo papà, il suo adorato e amato papà, che avrebbe fatto qualunque cosa per lei. Quell'uomo, Alberto Segre, perse la vita 3 mesi dopo, nell'aprile del 44. Sul braccio della piccola Liliana venne tatuato il numero 75190. Da quel momento perse tutto ciò che aveva: amore, dignità, rispetto.
una delle prime parole che imparò in tedesco fu Allein, che significa sola, e lì rimase veramente sola in un luogo colmo di cattiveria e sofferenza. I giorni erano sempre gli stessi, scanditi dall'odore della morte. Liliana lavorava in fabbrica, un luogo chiuso. Non che gli facesse caldo, certo, ma alcuni suoi compagni lavoravano fuori, al freddo, e quindi lei si sentiva fortunata. Col tempo aveva imparato a capire, in base alla quantità di fumo che usciva dalle ciminiere dei forni crematori, se essi avevano lavorato, stavano lavorando o avevano smesso di farlo. La sola occasione che dava l'illusione di poter andare avanti era il pasto giornaliero, un misero pezzo di pane la sera. Altrimenti erano picchiati con bastoni, aggrediti dai cani, lasciati fuori nudi al freddo e lavati con getti di acqua gelida, come bestie. Le era stato tolto tutto, l'anima era la sola cosa che le restava. Dopo aver letto libri e visto documentari, mi sono stupito di come nessuno le abbia mai chiesto scusa. E oggi io voglio fare proprio questo. A nome di tutti i ragazzi che si sforzano di comprendere il passato, voglio chiedere scusa. Scusa perché non siamo stati sempre capaci di comprendere. Scusa perché siamo stati indifferenti. Ti faccio una promessa, Liliana. Continuerò a parlare di te, di Andra e di Tati, di Sami Modiano e di tutti coloro che hanno vissuto queste atrocità. Non lascerò che queste storie vengano dimenticate e porterò nella mente e nel cuore il vostro ricordo, le vostre testimonianze e l'eredità del messaggio che ci avete affidato. Io penso che, non so se è d'accordo anche lei, immagino di sì, questo sia uno dei documenti più belli da mostrare, da contraltare a quella brutta notizia che abbiamo letto prima. Da una parte un giovane vittima, dall'altra un giovane che sicuramente rappresenta davvero la forza anche per coloro che hanno visto, da Liliana Segre a tutti gli altri che hanno magari dei padri, dei nonni che in questo momento rivivono quei momenti, magari con gli occhi lucidi di fronte alle nostre parole, alle nostre immagini. Quando ci sono queste belle testimonianze che arrivano dai giovani, io penso che questo sia veramente il modo migliore per ricordare questa giornata e da qui ripartire, no? Sono d'accordissimo, complimenti al ragazzo e anche chi ha fatto il montaggio, davvero toccante, da far vedere nelle scuole, davvero. Io volevo, prima di chiudere però, farle vedere purtroppo, perché sempre l'ANSA ci ha dato un report di quello che è stato l'anno passato, di anno in anno sa che si fa il bilancio anche dell'anno che ci ha appena lasciato, ed è proprio di oggi il report del 2021, che è stato l'anno più antisemita del decennio, più di 10 incidenti al giorno, Europa in testa. Non dobbiamo dimenticare questa grave recrudescenza dei fenomeni di antisemitismo. Abbiamo visto questo bambino di 12 anni insultato e aggredito perché ebreo da due ragazze di 15 anni, non da adulti, da ragazze quasi coetanee. E proprio per questa ragione noi dobbiamo ricordare, al di là di tutto, che dobbiamo condannare con forza questi episodi. La revoca dei lockdown dovuti al Covid in Europa, spiega questo rapporto dell'Organizzazione Sionista Mondiale insieme all'Agenzia Ebraica, ha portato davvero a un drammatico aumento degli episodi di antisemitismo, insieme ad una crescita proprio anche del numero di incidenti con feriti, incidenti antisemiti avvenuti, ricorderete, nel maggio dell'anno scorso, durante il conflitto tra Hamas e Israele. E il 2021 è stato l'anno in cui nessun ebreo nel mondo è stato ucciso per l'antisemitismo. I maggiori incidenti registrati però hanno compreso vandalismo e distruzione, graffiti e dissacrazione di monumenti e propaganda. Gli incidenti di aggressione fisica o verbale hanno rappresentato meno di un terzo nel complesso. E purtroppo l'Europa,
come continente è in cima alla testa, alla lista di questi incidenti, con circa il 50% del totale. E poi c'è il Nord America, con gli Stati Uniti 30%, e poi il Canada, e poi dall'altra parte del globo l'Australia. Io penso che anche questo rapporto, Marco, debba essere ricordato in questa giornata, perché è vero, sono episodi del 2021, ma sono proprio dietro l'angolo e non vogliamo assolutamente poi il prossimo anno ritrovarci qui a dare ancora questi dati. Proprio nel 2021 sono state anche vandalizzate delle pietre d'inciampo, sono state anche divelte e portate via a Roma di una famiglia di ebrei, e poi c'è stato quell'episodio sconcertante davanti all'abitazione di Lidia Beccaria Rolfi, che era una deportata politica. Hanno scritto Iar Ebriu, cioè hanno dato dell'ebrea a una deportata politica, ma proprio per dimostrare il disprezzo e appunto il negazionismo. Ecco, purtroppo esiste ancora il negazionismo, qualcuno che sottovaluta quello che c'è stato, nega le camere a gas, nega i campi di concentramento, e purtroppo è una realtà difficile da scalfire. Speriamo che rimanga una minoranza e soprattutto, ecco, che non tornino più quegli anni. Infatti il nostro impegno, oltre a risvegliare le coscienze, che però sono una cosa individuale, per cui molte volte se uno non ha valori è difficile smuoverlo, anche di rafforzare le conoscenze, per cui ecco, far capire qual è stata la vera storia, anche la storia locale. Infatti il discorso delle pietre d'inciampo serve proprio anche per riportare a casa in qualche senso, idealmente, i deportati che sono stati presi anche nei nostri paesi, per cui il vicino di casa, il militare, l'ebreo che abitava vicino a casa nostra ha subito queste sorti, per cui è importante, secondo me, continuare, non rassegnarsi e sperare che questi episodi siano comunque sempre marginali. L'ultima domanda che le faccio è un ricordo personale, di quei momenti che sicuramente ha ancora negli occhi, che stiamo vedendo purtroppo, rivedendo purtroppo in queste immagini. Il suo ricordo? Beh, innanzitutto la prima volta che è venuta, io ero un insegnante, Belli a casa nostra, e poi il giorno che ho visitato il lager di Flossenbürg, soprattutto il sotterraneo dove c'erano le docce, anche perché avevo già visto in precedenza il disegno che Vittore Bocchetta, che abbiamo citato prima, il compagno di Teresio Livelli, aveva fatto del trattamento, una specie di iniziazione tremenda ai deportati appena arrivati, cioè manganellati dai capò nel locale delle docce, e lì c'era una scritta che mi è rimasta colpita. In pratica richiamo quello che ha detto il ragazzo, diceva con la voce, anche era proprio una cosa anche registrata: ci hanno spogliato di tutto, anche dell'anima, perché evidentemente lo scopo dei nazisti, specialmente per i nuovi arrivati, era di togliere qualsiasi velleità di resistenza, di ribellione, anche di solidarietà tra gli stessi deportati, che poi invece c'è stata, perché quelli che sono sopravvissuti ricordano tantissimi episodi anche di resistenza. Ci sono stati episodi di sabotaggio, ci sono state delle fughe anche da Auschwitz, incredibile, ma appunto la resistenza è continuata anche dentro i lager. Anzi, abbiamo, si può visto... dire, se posso aggiungere l'ultima, sì, cosa, che appunto l'idea d'Europa, come sappiamo, è nata nei luoghi di confine, Ventotene, Spinelli e i suoi compagni, e però si è sviluppata proprio fianco a fianco nei lager, che erano dei crogiuoli di popoli, per cui ecco, si veniva a contatto a volte magari come unico italiano a francesi, polacchi, russi, tedeschi, oppositori, eccetera, per cui è stato davvero una Europa in fieri, che poi ha dato
dei risultati non ancora ottimali, ma comunque senza guerre, con una pace ormai di più di 70 anni, quasi 80 anni. Per l'Europa che vogliamo e che ci immaginiamo oggi anche nel futuro deve per forza tener conto di questo passato, non possiamo assolutamente accantonarlo, sì, e far finta di nulla, dire non c'è stato, perché purtroppo ci sono queste immagini che stiamo mostrando e che sono ancora una fitta al cuore per chissà quante persone ci stanno vedendo in questo momento, a partire da noi stessi che le stiamo vivendo qui in diretta adesso. Io spero davvero che ANED su scala nazionale, poi c'è anche il canale YouTube, anche il vostro recentemente inaugurato, possa continuare a raccogliere queste testimonianze, e noi ci mettiamo a disposizione come Pavia 1 TV e come Lombardia Live 24 per ampliare, amplificare ancora di più questo messaggio. Quindi quando vorrà lei e tutti i suoi collaboratori, qui troverà sempre una porta aperta dove poter raccontare e continuare a raccontare queste testimonianze. Ci farebbe davvero molto piacere, perché nel nostro piccolo dobbiamo dare il nostro piccolo contributo. Ecco, qui vediamo Anne Frank, che sicuramente avrete visto nei film e poi raccontati anche da padri, nonni. Però non c'è solo Anne Frank, purtroppo tanti bambini hanno subito quello che è l'orrore che oggi abbiamo ancora davanti agli occhi. Ma non solamente il suo diario ha fatto storia, ci sono tanti diari che purtroppo fanno storia, che sono oggi documentati in istituti, in teche, e che qui vediamo adesso scorrere rapidamente. Ma magari un giorno ci soffermiamo ancora meglio su questi documenti, Marco, perché ne vale la pena raccontare a volte davvero le speranze che sono andate così, speranze di vita. Noi abbiamo una speranza di vita davanti, oggi la stiamo vivendo in maniera purtroppo brusca e drammatica con tutte le vicende legate al Covid. Ecco, allora non c'era il Covid, ma c'era un periodo davvero nero, assolutamente nero, che valeva 100 Covid oggi, perché purtroppo, e per fortuna, abbiamo visto, sono morte tante persone, ma ci sono stati i vaccini che oggi ci hanno salvato e ci stanno salvando. Allora purtroppo non c'era vaccino contro a questo odio, a questo imbarbarimento umano, no? No, purtroppo non c'è vaccino contro queste cose. Niente, ringrazio della collaborazione e spero appunto che si possa continuare. Ringrazio gli spettatori. Tra l'altro, ecco, proprio visto che ne abbiamo parlato, posso mandare appunto la foto di questo sfregio alla porta di questa ex deportata Lidia Beccaria Rolfi, e anche il disegno sempre di Bocchetta di questa entrata nelle docce con il capò che bastonano i nuovi arrivati in un modo crudele, proprio un'iniziazione subito decisiva per togliere ogni speranza. Per cui davvero è stata un'esperienza importante anche quella di ricordare, e speriamo che dia i suoi frutti. E comunque noi insistiamo e appunto cerchiamo di approfondire queste storie, continueremo con le pietre di inciampo. Ringraziamo, visto che ha parlato degli archivi, anche l'Istituto per la Storia della Resistenza dell'Età Contemporanea, in particolare il professor Lombardi, che ha accolto il nostro fondo quando non abbiamo più avuto una sede fisica a Pavia, e appunto è consultabile presso Piazza del Lino 2, su appuntamento, e ci sono le schede, le cartelle dei deportati con i loro documenti. Però ecco, anche online, se volete, potete consultarli. Tra l'altro, ecco, quello che vedete adesso invece è il sito nazionale con tutte le nostre sezioni, e ci sono da scaricare liberamente molti libri di memorialistica, cioè quello che hanno scritto i sopravvissuti. Purtroppo nella nostra provincia abbiamo visto, ecco, lo stiamo facendo vedere appunto anche i libri online, che ci sono, e sono davvero tanti, e ci sono purtroppo anche tanti video. Purtroppo noi in provincia non abbiamo più un sopravvissuto. L'ultimo è morto nel 2020, era Renzo Salvini,
non abbiamo più sopravvissuti, ormai sta esaurendosi l'età del testimone e dobbiamo continuare noi che abbiamo conosciuto i testimoni a prendere il loro posto molto più modestamente. Evidentemente l'incontro con un deportato è tutta un'altra esperienza, però ecco, cercare con i documenti storici di portare avanti questa memoria. Infatti, anche attraverso questi libri e questi video che stiamo scorrendo adesso e stiamo vedendo, ma sicuramente voi fate un ottimo lavoro anche per anche nelle scuole, è importante. Quest'anno anche un po' meno, a dire la verità. Purtroppo siamo stati un po' bloccati, abbiamo fatto qualcosa. Ci ha colpiti tutti, da remoto. Però, ma anche da remoto, anche in questo modo, quello che stiamo facendo noi adesso, io penso che questi 45 minuti siano stati ben occupati e ben spesi, e speriamo davvero che ne abbiano usufruito in tanti, e possono comunque sempre vedere sul nostro, con il nostro servizio podcast, perché rimane poi sui siti di pavia1tv.it, lombardialive24.it, le pagine Facebook, le pagine Instagram e i nostri canali YouTube. Potete rivedere la puntata in qualsiasi momento, condividetela, fatela vedere ad amici, a parenti, e cerchiamo davvero di ampliare al massimo questa memoria, l'informazione che ci riporta indietro nel tempo, ma è sempre purtroppo attuale, come abbiamo purtroppo visto anche dalle notizie di cronaca, che ci danno un'attualità, un antisemitismo che purtroppo non è mai morto. È vero, sono piccoli, sparuti episodi, ma anche questi piccoli sparuti episodi vanno condannati e messi alla luce, portati alla ribalta, affinché non accadano davvero più. Grazie per tutto il tempo che ci ha dedicato Marco Savini. Grazie a voi, grazie a voi. Di ANET Pavia, e ci ritroviamo allora presto. Buona giornata della memoria a tutti.